Benvenuti a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale di Fraser TV di Acqui Terme e dell'Acquese. È scontro aperto sul controllo delle acque tra comuni di Acqui e Terme, in mano per oltre l'80% a Finsystem SRL. Le due parti finiscono in tribunale con Palazzo Levi che ha dato mandato a un avvocato torinese, Giancarlo Faletti, di istruire presso il tribunale di Genova una pendenza contro Terme di Acqui SPA che avrebbe negato l'accesso allo schema di bilancio 2019 e alle informazioni per l'attivazione degli strumenti a sostegno finanziario previsti dalla normativa vigente in materia Covid. Motivo per cui la giunta pentastellata ha deciso di impugnare il bilancio societario. Una pendenza presso il Tribunale di Alessandria riguarderebbe invece i diritti di utilizzo delle acque termali da parte dello stabilimento delle terme militari, acquisite dal Comune gratuitamente dal Demanio. L'apertura a nuovi competitor viene auspicata da tempo dagli albergatori acquesi, dal momento che l'eventuale acquisto di terzi romperebbe il regime di monopolio detenuto da Terme di Acqui SPA con la famiglia Pater. Si sono conclusi i lavori di ripristino della pista ciclabile Terme e Natura nel Parco degli Archi Romani ad Acqui. Si tratta di interventi per un importo di 60.000 euro che il Comune ha concordato e sono stati eseguiti dalla ditta Nemo SRL e dalla ditta Alpestrade. La violentissima ondata di maltempo del novembre scorso aveva provocato sulla pista ciclabile la completa demolizione di una struttura di sostegno in legno per una lunghezza di circa 20 metri, con conseguente crollo della sedia ciclabile e inagibilità del percorso per più di metà della tratta. L'area adesso è stata completamente rinnovata con la risistemazione della pavimentazione autobloccante saltata a causa dell'enorme forza che esercitò il fiume Bormida e il ripristino della palificazione di legno nel tratto a mezza costa dove ci fu il cedimento della banchina. Grazie a un bando regionale vinto per un importo di 350.000 euro, l'area della pista ciclabile sarà in futuro al centro di un progetto più ampio di riqualificazione realizzato con il Comune di Visone, che prevede la valorizzazione del parco fluviale, recuperando le sponde urbane del Bormida, ampliando la vivibilità della zona e integrandola con la pista ciclabile. Un 27enne con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in un'operazione congiunta dei carabinieri di Alessandria e Acqui. Il giovane è stato sorpreso a Predosa in possesso di un panetto di eroina del peso di 40 grammi e di mezzo grammo di cocaina sottoposti a sequestro. Durante poi una perquisizione nell'abitazione del 27enne, i carabinieri hanno trovato altri 75 grammi complessivi di sostanze stupefacenti tra marijuana, metanfetamina, eroina e hashish, oltre a due bilancini e altro materiale per il confezionamento. Vende scarpe su Instagram ma non le consegna. Un 35enne barese con precedenti di polizia è stato denunciato per truffa dai carabinieri al termine di accertamenti scaturiti da una querela sporta da una donna di Strebi. L'uomo aveva pubblicato su Instagram un annuncio per la vendita di 3 paia di scarpe da donna, ma una volta ricevuto il versamento dell'importo di 220 euro circa sulla sua Postpay, non ha consegnato la merce rendendosi irreperibile. Del fuoco di Acqui sono intervenuti sulla statale 30 di Valle Bormida per un incendio che ha interessato il rimorchio di un autotreno che trasportava bancali di pellet. Il conducente, dopo essersi accorto delle fiamme provenienti da una gomma, è riuscito a staccare il carico e ad allontanarsi con la motrice senza gravi conseguenze. Durante l'incontro di informazione sul Covid come prevenzione e contrasto a una nuova emergenza sanitaria che è stato organizzato dal Comune di Acqui nella sala ex Caimano, è stato spiegato che la Regione Piemonte si è posta come obiettivo la vaccinazione anti-influenzale di almeno l'80% dei soggetti ultra 65 anni o soggetti a rischio. L'intento è far sì che le nuove ondate influenzali dei prossimi mesi non vadano a gravare pesantemente sul sistema sanitario, sommandosi ad una crescita dei contagi da coronavirus. Per evitare assembramenti, le vaccinazioni saranno effettuate secondo turnazioni ben precise. La prima settimana gli ultra ottantenni, la seconda gli ultra 75enni, la terza gli ultra 70enni, la quarta gli ultra 65enni, la quinta i soggetti che hanno meno di 65 anni ma sono portatori di patologie.
Sempre nel corso dell'incontro sulla prevenzione e contrasto al Covid-19, il dottor Gianfranco Ghiazza, ex primario di medicina generale del Monsignor Galiano, ha delineato una situazione seria ma non ancora preoccupante, con un numero di positivi che tende ad aumentare ma con la maggior parte di questi asintomatica. Nella Quesa al momento ci sono 7 persone positive al Covid e 25 in isolamento fiduciario, mentre in ospedale, come ha fatto sapere il sindaco Lucchini, non ci sono pazienti ricoverati per Covid. Il primo cittadino acquese ha annunciato anche un nuovo servizio online sul sito del comune, una piattaforma in cui raccogliere le domande degli acquesi sulle normative, le pene previste per chi non rispetta le misure precauzionali, i tempi dell'esecuzione dei tamponi. A supervisionare questo canale di informazione sarà proprio il dottor Ghiazza. A seguito dell'ultimo DPCM del governo, il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra ha emesso un'ordinanza con cui ha reso obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto nel centro del paese, dove sono presenti attività commerciali che potrebbero creare assembramenti. Resta l'obbligo in prossimità delle scuole durante l'orario di ingresso e uscita, mentre la mascherina non va indossata quando si fa attività fisica all'aperto, in un luogo isolato o si è insieme ai propri familiari in vie poco trafficate o non centrali. Per i trasgressori sono previste multe tra i 400 e i 3.000 euro. Per volontà di Palazzo Levi, su proposta delle 3 principali sigle sindacali, nasce il nuovo tavolo anziani per promuovere politiche di sostegno a favore della terza età, con particolare attenzione alle persone che vivono da sole o in nuclei minimi. Il tavolo si riunirà a cadenza trimestrale e si occuperà di monitorare e promuovere diversi servizi erogati a favore degli anziani, trovando soluzioni condivise su problematiche come il trasporto e la mobilità, l'adeguamento del numero dei posti letto agli standard regionali e il sostegno alla domiciliarità. A Cassine si è svolto il primo consiglio comunale che ha visto la nomina della giunta, del neo sindaco Carlo Maccario e dei consiglieri comunali. Franco Gianni Gotta è il nuovo vice sindaco con deleghe ai lavori pubblici e all'urbanistica. Riccardo Rosso è l'assessore all'ambiente e al territorio, al lavoro, artigianato, viabilità, trasporti, commercio e attività produttive. L'assessorato all'istruzione e alle politiche giovanili è stato affidato ad Alice Beccati, mentre Luca Brandu Guardi si occuperà di bilancio, cultura e turismo. Presidente del Consiglio Comunale è Gianluca De Gregorio e con lui su banchi della maggioranza siederanno Giampaolo Silvani, Chiara Paola Garello e Domenico Gotta. In minoranza invece i 3 candidati a sindaco, Ivano Festuco, Sergio Arditi e Pietro Ardito, insieme a Renato Gaggino. I camminatori dell'Ampi di Arona faranno tappa nel cinema di Spigno Monferrato nell'Acquese domani, martedì 13 ottobre, dalle 17 alle 19 circa, nell'ambito dell'iniziativa Sentiero Protetto in Cammino per Restare. Si tratta di un cammino di 300 km dal Lago Maggiore di Arona al Mare di Genova, attraverso le Langhe nei territori della Resistenza, per dare un tetto a un luogo che vuole resistere, la Casa dei Popoli di Arona. Verranno cantate canzoni, suonata musica e raccontate storie relative alla Resistenza. La tappa finale sarà l'Associazione Comunità San Benedetto al Porto, Don Andrea Gallo di Genova. Ci sono anche 2 acquesi nel cartellone di Albisola Comics, la grande kermesse del fumetto, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre. Si tratta di Valerio Gaglione e Fabio Izzo, che interverranno per presentare la loro graphic novel Uccidendo il secondo cane, già candidata all'ultima edizione del premio Strega. Chiudiamo con un rapido aggiornamento sul calcio. Nella 4ª giornata del campionato di eccellenza nel girone B c'è stato un pari nella partita tra Albese Calcio e Acqui. 1-1 il risultato finale. Per i bianchi è andato a segno Genocchio, per l'Albese Novara. Il nostro telegiornale termina qui. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione di averci seguito. Ci vediamo alla prossima edizione.